Considero la giornata odierna una giornata molto importante perché stiamo provando a uscire da due parole che secondo me non dobbiamo pronunciare più. La prima parola è ambientalizzazione, non ha né capo né coda questa parola, noi dobbiamo semplicemente dire che la salute umana è più importante della produzione e che per produrre bisogna dimostrare che le produzioni non determinano alcun danno alla salute. Questo è un punto fondamentale che spero emerga. Non c'è più da conciliare salute e lavoro. Bisogna fare in modo che la garanzia della salute delle persone prevalga su ogni altro ragionamento, fermo restando che se qualcuno, e io mi auguro che oggi si possa arrivare a questo risultato, che se qualcuno dimostra che è in grado di produrre acciaio senza far male alla salute delle persone, noi non abbiamo nulla contro la produzione dell'acciaio e non abbiamo nulla contro l'Ilva. Se però l'Ilva ci chiede di sacrificare la salute dei tarantini, e probabilmente non solo dei tarantini, perché tra breve presenteremo studi che dimostreranno che l'inquinamento dell'Ilva, quando cambia il vento, arriva fino in Salento, fino a Brindisi. Ecco, noi non possiamo starci, non ci stiamo. È una delle ragioni per le quali bisogna fare attenzione a non far perdere ruolo alle regioni. È esattamente questo, perché se la Regione Puglia non avesse più il potere di interloquire su queste materie, io non sarei qui, questo convegno non si sarebbe fatto e questa discussione si sarebbe fatta in uno studio piccolo di Roma, dove avrebbero deciso qualunque cosa nell'interesse dei tarantini, e mentre la democrazia oggi consente alla Regione Puglia, assieme al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che è un organo terzo, io spero che nessuno voglia dire che gli ingegneri hanno una direzione politica o sostengano questo o quello. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ci sta dando una mano a creare il cosiddetto approccio scientifico alla decisione politica, cioè significa che loro ci daranno dei suggerimenti tecnici per verificare se è possibile, noi l'abbiamo sintetizzata con la parola decarbonizzazione, se è possibile decarbonizzare l'Ilva, perché il diavolo che uccide le persone è il carbone, non è l'acciaio. Quindi io non vorrei che qui qualcuno tenesse più a vendere il carbone che a produrre l'acciaio. E se è così, noi lo andremo a beccare questo qualcuno, perché vuol dire che non è interessato al ruolo strategico dell'azienda, perché a noi serve l'acciaio, non comprare il carbone. Ci serve produrre acciaio, non comprare il carbone. Il caso vuole anche che in Puglia stiano per arrivare 20 miliardi di metri cubi di gas. E siccome il gas ha un problema, siccome il gas te lo fanno pagare, mentre il carbone, i danni che fa il carbone li paghiamo noi, li pagano i tarantini, li paga il sistema sanitario pugliese, il gas almeno sul mercato costa troppo, costa più del carbone. Allora, per togliere anche quest'alibi, la Puglia ha chiesto che come compensazione ambientale dell'arrivo di questo gas, il gas sia consegnato all'Ilva e all'Enel, perché non è un problema solo dell'Ilva, allo stesso prezzo energetico del carbone, in modo tale che chiudiamo questa partita e a questo punto porteremo in trionfo i presidenti del Consiglio, i deputati, i ministri dell'ambiente, che anziché venire qui a raccontare cose che non reggono, potranno finalmente portare a Taranto una, e alla Puglia, perché Taranto e la Puglia, portare a tanto delle soluzioni tecnicamente validate anche in sede tecnica. E oggi noi parliamo di questa roba in sede tecnica. Questo non è un convegno di ambientalisti arrabbiati. Il Presidente della Regione Puglia non è un populista protestatario, tant'è che ha chiamato gli ingegneri a discutere delle sue proposte, quelle che noi abbiamo presentato un anno fa a Parigi, alla conferenza sul clima, davanti al Ministro dell'Ambiente, una proposta rispetto alla quale nessuno ci ha mai detto no. Devo dire, nessuno ci ha ancora mai risposto. Però io mi auguro che il Governo, prima o poi, incontri la Regione Puglia, è proprio il minimo che possa accadere. Io incontro anche il più piccolo dei sindaci, quando il più piccolo dei sindaci ha bisogno di me. Io in questo momento ho bisogno di fare una riunione tecnica con il Governo sulla proposta per rendere meno pericolosa l'Ilva e per azzerarne il danno alla salute. È possibile avere questo incontro? Io credo di sì, e gli ingegneri oggi in maniera tecnica e asettica stanno cercando di favorire il confronto tecnico.